chiedo al dottor Giulio Chini di concludere la giornata, non c'è più spazio per un dibattito, anche se sarebbe interessata vista l'ora, e quindi gli cedo volentieri la parola. Vi ringrazio intanto per aver avuto la pazienza di seguire questa mattinata fino a quest'ora. Io sarò veramente telegrafico. Volevo ricordare una recente ricerca che è stata fatta da McKinsey sul rapporto scuola-mondo del lavoro. Quindi parliamo dei livelli superiori della scuola. Secondo il 40% degli imprenditori italiani, le competenze in uscita degli studenti dalla scuola secondaria superiore non sono adeguate alle necessità delle imprese. Questo che cosa vuol dire? Sostanzialmente non credo che sia una deficienza della scuola, credo che sia una differenza tra quello che l'impresa richiede e quello che la scuola deve fare. In particolare l'impresa richiede essenzialmente delle competenze di carattere trasversale, cioè metodologiche di tipo problem posing and solving, che spesso la scuola per la sua struttura disciplinare non dà al ragazzo, perché approfondisce competenze nell'ambito strettamente disciplinare. Ecco, questo credo che sia un interessante stimolo ad andare oltre le competenze disciplinari. Penso che sia un cammino che come scuola italiana dobbiamo percorrere. Volevo ricordarvi che a metà aprile c'è l'Idamatica a Genova, siete tutti invitati ovviamente a partecipare, e il tema di Idamatica 2015 è studio ergo lavoro, quindi è proprio il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Grazie e attenzione.